Amiche e amici, benvenute e benvenuti all'interno di questo contenuto, all'interno del quale voglio rispondere a tante delle domande che mi avete fatto riguardo alla piattaforma di Uodler. Uodler, lo sapete benissimo, è una piattaforma che permette di avere delle rendite sulla base delle criptovalute che depositate all'interno del vostro account, permette di prendere in prestito e permette di aprire dei trade sui vari mercati che sono listati. Qualche tempo fa all'interno di questo contenuto ho spiegato come funziona tutta la piattaforma e tutte le sue funzioni, ma chiaramente, come sempre, ed è una cosa che mi fa super piacere, mi avete fatto delle domande ulteriori, mi avete chiesto di approfondire, mi avete chiesto dei meccanismi di funzionamento che magari non avevo espresso benissimo, e quindi oggi siamo qua per rispondere alle domande, telefono alla mano, Uodler alla mano, per vedere effettivamente come funziona tutto quanto. Io sono Bernardo Mascellani, mi occupo di investimenti, personal finance e mondo cripto. Se vi piacciono questi temi, iscrivetevi al canale, spuntate la campanellina per non perdere nessuno dei prossimi contenuti, venite sul mio canale Telegram per ricevere aggiornamenti freschi ogni giorno su tutto il mondo cripto, e adesso noi possiamo iniziare. Quindi benvenuti all'interno del mio account di test su Uodler. Prima domanda: ciao, questo video mi interessava, ho usato la piattaforma per un mese circa, avevo messo in deposito circa 1.000.000 euro, ma non mi hanno mai pagato interessi, quindi preso e trasferito. Allora, super attenzione Claudio e tutti gli altri. Uodler in realtà è super sul pezzo, perché secondo le nuove normative, quelle che stanno per arrivare, loro si sono anticipati, tutte le applicazioni, tutte le web platform che offrono prodotti in cui si può avere un interesse su qualcosa devono avere due distinti wallet, uno di deposito e uno di guadagno. Quindi mi raccomando, quando vuoi ricevere un interesse, l'interesse che Uodler propone sulle criptovalute che depositi, non basta metterle all'interno dell'account, cioè non basta depositarle sull'account di Uodler, ma devi utilizzare il conto deposito con reddito. Proprio se lo vedi qua, è qua in cima, conto deposito con reddito, clicchi inizia ora, e a questo punto puoi scegliere da quali criptovalute ricevere un interesse. Per esempio, in questo momento io ho qua depositati 1557 USDT, posso iniziare il prossimo periodo, quindi cliccando inizia il prossimo periodo vedi che mi fa scegliere le criptovalute che posso utilizzare. In questo caso vedi Bitcoin, USDC. Fra un attimo vi dirò anche perché non è possibile attualmente in questo istante utilizzare USDT. Vedete che se fate USDT non lo trovate fra le possibili criptovalute da utilizzare all'interno del vostro conto di risparmio. Quindi, per rispondere alla domanda, è importante chiaramente depositare gli asset all'interno dell'account, altrimenti non ce li hai. Ma una volta che sono dentro all'account è importantissimo andare nel conto deposito con reddito e attivare la remunerazione. Passiamo adesso al perché USDT non è possibile utilizzarlo in questo momento sul conto deposito con reddito e anche da altre parti all'interno dell'applicazione. Non è un problema di Uodler, è un problema direttamente di USDT. Infatti sapete che da qualche mese hanno approvato il MiCA, che sarebbe un trattato europeo, un regolamento europeo per l'utilizzo delle criptoattività. Bene, USDT in questo momento non risponde ai parametri del MiCA, quindi siccome Uodler è super sul pezzo proprio dal punto di vista della compliance con tutte le regole, è veramente super in pari, hanno deciso di toglierlo perché non è compliance. USDT non è compliance col MiCA, non segue attualmente, poi magari fra un mese lo seguirà di nuovo e quindi rivedrete USDT utilizzabile. Queste cose possono cambiare molto velocemente, ma mentre registro questo video USDT non è compliance, non segue le regole del MiCA, appunto di questo regolamento europeo, e quindi loro l'hanno dovuto togliere. Un trucco che vi posso dare banalmente è quello di andare qua sotto dove c'è USDT, cliccare su USDT, fare converti, e a questo punto mettete USDT a lo convertite in USDC, che invece è un'altra stablecoin che attualmente è MiCA compliant, quindi può essere utilizzata. Faccio per dire, mettete 100 e quindi convertite 100 USDT in 100 USDC, che di fatto è la stessa cosa, converti in USDC e come vedete istantaneamente all'interno del vostro portafoglio sono stati scalati i 100 USDT e sono stati messi 100 USDC. Così se andate in conto con reddito, a questo punto vedete che potete mettere i vostri 100 USDC per andare a prendere il rendimento che appunto propone Uodler. Tra l'altro, non so se vi siete accorti che qua in alto a destra c'è un nuovo pulsante che non c'era in precedenza, è un guadagna 25%. Infatti Uodler ha introdotto il programma invita un amico. Voi potete invitare amici, tutti gli amici che volete, se li invitate loro guadagnano 200 scintille, le scintille da usare nel cloud miner, mentre voi guadagnate il 25% dei bitcoin che vengono estratti da loro. Quindi sostanzialmente se invitate, che ne so, 5 amici, 10 amici e loro estraggono bitcoin grazie al cloud miner dell'applicazione di Uodler, voi guadagnate il 25% di quello che guadagnano loro. Quindi insomma, in maniera passiva potete avere dei piccoli guadagni dai vostri amici che si uniscono all'applicazione. Loro
euro, chiaramente i vostri amici ricevono 200 scintille e sono un ottimo regalo di benvenuto. Domanda: è possibile utilizzare i 500 euro di bonus che si possono prendere? Piccolo spoiler, non sono più 500, sono molti di più, ma fra un attimo ve lo dico. Dopodiché aprire un trade da 500 euro con 100 euro di bonus, ossia il 20%, per chi non sta capendo, fra un attimo vi rispiego tutto, e chiuderlo subito dopo, così che io possa incamerare i 100 euro di bonus. Allora, rifaccio una spiegazione complessiva perché magari qualcuno non sa di che cosa stiamo parlando. YuHodler, per il primo deposito che fate all'interno della piattaforma, vi dà un equivalente in bonus. Quindi se voi depositate 100 dollari, vi regalano 100 dollari. Se depositate 500 dollari, vi regalano altri 500 dollari. Quindi un 100% in più di deposito. Ora, questi soldi che vi regalano non sono prelevabili. Cioè non è che depositate 500 e un attimo dopo potete ritirare 1000, chiaramente. Questi 500 euro che vengono regalati potete utilizzarli all'interno della piattaforma se aprite dei trade. Quindi se aprite un trade potete utilizzare una parte del bonus fino al 20% per incrementare la vostra posizione. Ve lo faccio vedere subito. Se andate all'interno di MultiHodl qua sotto, per esempio andiamo su BTC USD, ok, e facciamo come se noi volessimo andare a aprire una posizione long su Bitcoin, vedete qua sotto che io posso scegliere, metto USDC come moneta da utilizzare per questo trade, vado qua sotto, metto una leva per due, nel senso che ora non mi interessa la leva, vedete qua sotto che mi dice usa bonus. Questa voce nel tutorial che avevo fatto a suo tempo non c'era, quindi usa bonus, vedete che io posso scegliere di utilizzare il bonus. Ora, siccome sto utilizzando 100 dollari di posizione di USDC, potrò utilizzare il bonus fino a un massimo di 20 dollari, che sono esattamente il 20%. Vedete che il saldo totale del mio bonus è di 60,45 dollari, ma per ogni trade io posso utilizzare al massimo il 20% dell'importo inserito. Ora però, non è che se aprite il trade e poi lo chiudete potete incamerare questi 20 dollari, semplicemente è come se voi apriste due posizioni parallele, una da 100 dollari e una da 20 dollari. Se vincete su una, vincete anche sull'altra, cioè se guadagnate su una, guadagnate anche sull'altra, se perdete sull'una, perdete anche sull'altra. Ve lo faccio vedere subito. Per esempio, apriamo 20 dollari di bonus con 100 dollari, facciamo acquista, quindi ho aperto effettivamente una posizione, eccoci qua, siamo long su Bitcoin in questo momento. Come vedete, andando qui sotto c'è importo iniziale 100 dollari, bonus utilizzati 20 dollari, totale collaterale, insomma totale preso in prestito 120 dollari, perché è quello che sto utilizzando per questo trade, volume di trading 240 dollari, perché chiaramente stiamo utilizzando una leva per due, quindi sto utilizzando la leva per due sia sui 100 dollari che sui 20 dollari. A questo punto chiudo la posizione, eccoci qua, e come vedete ho fatto un piccolissimo guadagno, 120,03 USDC, quindi ho tirato fuori 3 centesimi in più di quanto ne avevo messi, ma è la somma delle due posizioni, cioè come se avessi aperto una posizione da 100 e una posizione da 20, e il risultato di queste due è stato un guadagno di 0,03 centesimi, perché adesso l'ho chiusa subito che volevo farvi solamente vedere. Il concetto non è che apri una posizione da 120 e poi la chiudi e quindi ti rimane 120, è come se fossero due posizioni in parallelo, anche perché altrimenti chiaramente questo bonus sarebbe più o meno equivalente a regalarti 500 euro in contanti, che poi in liquidi, diciamo, all'interno dell'account, che poi puoi ritirare. Terza domanda, funzione prestiti. Quando prendi in prestito valute, metti un collaterale bloccato a garanzia, che siano stablecoin o crypto. La domanda è: il collaterale continua a essere remunerato nel wallet normalmente con il suo APY? Allora, Cristiano, la risposta in realtà è no. Mentre usi del collaterale per prendere un prestito, e torniamo per farci capire, funzione prestiti qua sotto, quindi la seconda sezione, puoi cliccare ottenere un prestito, metti a collaterale, che ne so, per esempio USDC, ok, quindi 100,61 USDC, valore del prestito, quindi prendi, che ne so, euro, quindi vuoi prendere euro e metti 50 euro, ok? Possiamo prendere euro in prestito fino al 97%. In questo caso il collaterale, quindi USDC, non riceve più il proprio APY all'interno dell'account, perché anche in questo caso è come se quel collaterale fosse spostato in un terzo wallet, che è il wallet del collaterale. Quindi visualizza YuHodler come wallet di deposito, dove depositi tutto quanto. Secondo, wallet del collaterale, che serve per l'appunto per prendere prestiti. Terzo wallet è quello del deposito con reddito. Quindi quando vuoi prendere del reddito dai tuoi criptovalute, stablecoin e compagnia, lo sposti nel terzo wallet, che è quello che abbiamo visto prima. Quindi per rispondere alla domanda, no, nel momento in cui usi degli asset
asset come collaterale non distribuiscono più dei vantaggi, non ti danno più un APY sul valore che hai messo a collaterale. Poi, per carità, se per esempio hai un Bitcoin e 0,2 Bitcoin li metti a collaterale, gli altri 0,8 che rimangono nel wallet, che puoi mettere nel wallet del reddito, allora quelli ti daranno tranquillamente il tuo reddito. Quelli che vanno nel wallet del collaterale non rendono più finché non vengono riportati nel wallet del deposito con reddito. Ciao Bernardo, buongiorno. Volevo farti una domanda siccome sono un novellino di questa applicazione. Ciao Salvatore, benvenuto. Siamo qua per questo, quindi mi fa molto piacere risponderti. Per quanto riguarda gli asset che sono nel conto di risparmio, che ci danno un profitto, un APR in base a quanto noi saliamo di livello, volevo domandarti: ma noi riceviamo soltanto un APR dai soldi che depositiamo o addirittura anche da quelli che riusciamo a guadagnare in app? Questa è un'ottima domanda, perché una persona che inizia a ricevere degli interessi si domanda: ma li riceverò solamente su quello che ho depositato all'inizio oppure anche su quello che ho guadagnato? Quindi la risposta è la seguente: ricevi su quello che metti all'interno del conto deposito con reddito. Ma adesso vi faccio un esempio. Se io inizio, deposito $100 all'interno di Yodler e la prima settimana, quindi diciamo il primo giorno, il primo momento, metto $100 e dopo una settimana avrò, che ne so, $101, è solamente per fare un esempio. La seconda settimana io posso rimettere non $100 ma $101, quindi il tasso di interesse lo riceverò su $101, quindi ricevo l'interesse sia su quello, sul capitale iniziale, sia su quello che ho già guadagnato. La cosa importante, che ribadisco, è che ogni settimana bisogna nuovamente andare all'interno di conto deposito con reddito e iniziare il prossimo periodo, perché ogni periodo su Yodler dura una settimana ed è una cosa molto importante, perché più voi usate Yodler, l'utente che ha scritto, Salvatore che ha scritto questo commento l'ha detto, ma ve lo ribadisco, più usate Yodler, più fate trade su Yodler, più salite di livello, e più salite di livello, più i rendimenti all'interno dell'applicazione salgono. Quindi di settimana in settimana vi viene sbloccato di nuovo tutto il capitale e potete scegliere se reinvestirlo. Ora, se voi siete saliti di livello e lo reinvestite, chiaramente è molto conveniente perché il tasso di interesse sarà maggiore. Quindi ogni settimana dovete mettervi una sveglia e andare all'interno dell'applicazione e riniziare un nuovo periodo con i nuovi tassi di interesse aggiornati, che magari sono più alti perché durante la settimana avete utilizzato l'applicazione e quindi avete fatto dei trade e si è alzato il vostro account, il vostro status, e potete appunto guadagnare di più velocemente. Ciao Bernardo, grazie del video che mi ha aiutato molto, mi fa veramente un sacco piacere. Anch'io non avevo attivato gli interessi dal conto deposito pensando che venisse in automatico. Non ho ben capito una cosa: il periodo del conto deposito dovrebbe essere 7 giorni, quindi ogni settimana scade e devo ricordarmi di rinnovarlo, o c'è un rinnovo automatico a scadenza di 7 giorni? Allora Valerio, la stessa cosa è proprio quello di cui stavamo parlando un secondo fa, e quindi cade a fagiolo. Ogni settimana devi rinnovare il periodo di guadagno e non puoi farlo automaticamente, perché ogni settimana devi scegliere su quali asset ricevere l'interesse. Infatti magari una settimana c'hai più asset, che ne so, di USDT, di USDC, una settimana c'hai più Bitcoin per qualche motivo, o magari una settimana c'è l'interesse su una certa criptovaluta che è molto più alto degli altri perché stanno facendo una promozione. Quindi secondo me ha molto senso scegliere manualmente ogni settimana su cosa puntare di più. Tanto basta mettersi una sveglia ogni settimana, che ne so, il primo giorno della settimana o la domenica, e magari sei più libero, c'hai la sveglia, in veramente 20 secondi fai tutto quanto, riavvii il periodo di guadagno e settimana successiva ti ritrovi i guadagni aumentati. Ottimo video. Domanda: perché per acquisti e vendite siamo obbligati a usare una leva di minimo 2x? Ho visto che non è proprio possibile non usare la leva e quindi non permette di usare gli automatismi messi a disposizione o gli short a chi non vuole usare la leva. Allora, è vera questa cosa. Se voi andate all'interno di Multihodl e aprite una posizione, volete aprire una posizione, il minimo che sia in vendita che in acquisto, il minimo che potete mettere è una leva per 2. Quindi non è possibile mettere una leva per 1, quindi fare semplicemente uno short senza leva o un acquisto senza leva. Però ricordatevi una cosa: questo è trading, quindi il multi-hodl è una funzione che permette di lavorare di fatto sui futures dell'applicazione. Se invece voi volete, ed è vero, non si può usare una leva per 1, si parte dalla leva per 2. Se invece voi volete comprare
parlare delle criptovalute spot, quindi Bitcoin, Ethereum, criptovalute che poi potenzialmente vorrete prelevare per portare sul vostro wallet personale da qualsiasi altra parte, invece dovete farlo direttamente da portafoglio. Quindi da portafoglio tutte le criptovalute che vedete qua sono criptovalute, si dice spot, quindi liquide, si possono prelevare, e quando acquistate sul mercato spot acquistate sempre a leva per uno, non c'è possibilità di sbagliare. Quindi confermo, non si può aprire un trade se non almeno a leva per due, mentre per l'acquisto spot chiaramente è sempre a leva per uno. Ciao Bernardo, quello che io non ho capito è perché la mia app sia impaginata diversa dalla tua. Mi spiego, sono registrato da un paio d'anni circa e per tanto tempo non l'ho utilizzata, ma non l'ho mai cancellata dal telefono e l'ho sempre aggiornata. Ho fatto un deposito in Bitcoin in marzo circa e poi non me ne sono più occupato, li ho parcheggiati sulla piattaforma. Dove tu hai conto deposito con Reddito, io ho un portafoglio criptovalute e quei passaggi che hai fatto vedere in quella sezione io non saprei dove cercarli. Possibile sia una differenza tra nuovi e vecchi clienti? Dunque Mirko, questo è un problema che tu mi avevi segnalato, l'ho subito girato a Yodeler e anche altri due o tre utenti mi hanno detto che avevano lo stesso problema. Allora, come prima cosa confermo che non c'è nessuna differenza fra vecchi e nuovi clienti, tutti quanti hanno le stesse possibilità e la stessa applicazione. Probabilmente nel momento in cui ho fatto il nuovo video l'applicazione era stata appena aggiornata, tanto che appunto io avevo aspettato proprio l'aggiornamento dell'app per fare il nuovo video tutorial completo. Probabilmente per alcuni dispositivi, per alcuni sistemi operativi ancora non era arrivato l'aggiornamento, quindi probabilmente per qualche tempo ancora tu hai visto la vecchia applicazione. Adesso dovrebbe essere così per tutti e quindi dovresti vedere il tuo stato dell'account in alto, guadagna il 25% a destra, il valore del portafoglio, conto deposito con Reddito e qua sotto il bonus. Anche questa grafica per esempio del bonus non è stata introdotta subito, alcuni utenti l'hanno avuta leggermente prima, alcuni leggermente dopo, ma non ti preoccupare, le funzionalità sono uguali per tutti quanti, quindi è semplicemente un ritardo di aggiornamento dell'applicazione, ma a livello di funzionalità funziona esattamente uguale per tutti quanti gli utenti. Tra l'altro, già che parliamo di bonus, vedete anche qua, non ve l'avevo detto prima, ma vedete che c'è il bonus di $60.45, lo stesso che ho usato prima per aprire il mio trade. Infatti dice usa bonus, se vuoi usare il bonus vai qua all'interno di un trade, qua aperto ETH USD, e puoi utilizzarlo con la stessa modalità che abbiamo visto anche prima. L'altra cosa importante è che il bonus, che era del 100% fino a $500, adesso si è alzato parecchio. Infatti in questo momento l'hanno alzato fino a $5.000. Cioè se depositate $100 vi danno 100, 500, 500, 1000, 1000, 2000, 2000, 5000 dollari, se depositate $5.000 vi danno $5.000 di bonus da usare esattamente come vi ho fatto vedere prima, che sono veramente tanti tanti tanti, quindi è una promozione molto particolare. L'altra promozione di cui vi ho già parlato prima, quella invita un amico, tra l'altro c'ha una parte in più, perché se invitate gli amici avete quei vantaggi che vi ho mostrato prima, ma avete anche la possibilità di vincere un iPhone 16 Pro Max oppure di vincere un Solana Seeker, che sarebbe uno dei telefoni di Solana che è stato appena annunciato che sarà venduto a breve, quindi delle ottime ricompense più invitate degli amici. L'altra cosa interessante è che Yodeler sta lanciando il proprio token della piattaforma YHDL, lo vedete qua in alto, e potete utilizzare il link che vi lascio qui sotto in descrizione per fare delle task veramente semplicissime, quindi basta cliccare nel link che vi ho dato, bisogna fare delle task semplicissime tipo collegare l'account di Yodeler oppure che ne so, vedere alcuni video, mettere il like, followare su X Twitter il profilo di Yodeler oppure su LinkedIn, su Telegram, insomma fare un po' di cose molto molto base, oppure fare un accesso al giorno su Yodeler per guadagnare dei punti in base ai quali poi saranno distribuiti i token YHDL, quindi il token di Yodeler nel momento in cui sarà lanciato. Bene, detto questo siamo arrivati al termine di questo contenuto, io spero che sia stato tutto chiaro, come avete visto per ogni domanda ho cercato di fare un discorso un pochino più ampio che prendesse in considerazione proprio le funzionalità, i servizi anche ad ampio raggio che offre Yodeler. Spero che sia tutto chiaro, se c'è qualcosa che ancora non vi torna mi raccomando usate i commenti che trovate qua sotto, perché ogni vostro commento, ogni vostra domanda mi serve tantissimo sia per creare nuovi contenuti sia per approfondire e per chiarirmi ancora meglio. Io ancora una volta vi ringrazio, mi raccomando mettete un bel like e iscrivete il canale per essere aggiornati su tutti i prossimi contenuti, io vi auguro il meglio e noi ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!